Buonasera a tutti e bentrovati. Campo dei Fiori, Boccaccio Club, il top dei top. Ospiti importanti questa sera, Giancarlo Favarin. Buonasera Giancarlo. Buonasera. Francesco Buglio. Buonasera Francesco. Buonasera. Eugenio Ascari, come al solito. Ciao, mi ha lasciato per un paio di giorni. Ciao Luigi. Massimo Bartaloni, direttore artistico del Boccaccio. Ciao Massimo. Ciao Luigi, buonasera, ben arrivati. Senti, ragazze. Sì, buonasera. Lei è, scusi? Laura. Vanessa. Christine. Selene. Patrizia. Ilenia. Giulia. Completato. Tra poco vi presenteremo anche i ragazzi. Grande serata perché c'è un argomento secondo me molto ma molto interessante. Dovete sapere che Giancarlo Favarin vince il campionato col Venezia ma non viene riconfermato. Francesco Buglio vince il campionato col Pavia e non viene riconfermato. Per questo ci avete invitato. Quale sarà il motivo? Un pochettino più avanti lo andremo a scoprire. Intanto Eugenio Ascari ci aggiorna un attimino sul mercato. Sono troppo bravi. Chi vince poi bisogna che si riposi, capito? Perché capito. La vittoria brucia troppe energie, quindi giustamente quest'anno Francesco è a riposo, così come lo era stato l'anno passato. No, Giancarlo, io la vedo... dopo la vittoria del campionato a Venezia. Sono d'accordo. Dai, una battuta, dai. La vedo in un altro modo io. Il mercato si sta ravvivando, il Pisa ha ufficializzato Cernigoi, ha acquisito a titolo definitivo l'attaccante Cernigoi dal Vicenza, di cui si parlava da tempo, ha ceduto in prestito con diritto di riscatto il centrocampista Verna al Carpi. Per quanto riguarda il Livorno invece sembra che sia sulle tracce del centrocampista offensivo esterno alto Strambelli del Matera. Ha ufficializzato l'attaccante centrale venezuelano 96 Ponce dalla primavera della Sampdoria, quindi in questi giorni il mercato si è ravvivato. Bruccini è stato ceduto al Cosenza a titolo ufficiale, se ne era parlato la scorsa settimana, è stato un po' un uomo mercato vicinissimo qualche settimana fa a trasferirsi al Pisa e quindi qualcosa è successo. Il Pontedera è l'unica squadra che non ha fatto movimenti in quanto che ha completato il mercato già da un po' di tempo. Allora io volevo proprio cominciare questo aneddoto fra Giancarlo e Francesco e cercare di capire un attimino se il problema è la meritocrazia oppure se bisogna portare qualche sponsor per allenare. E cominciamo da Giancarlo. Ma io penso che, per quanto mi riguarda, è stata fatta una scelta soprattutto mediatica. Scusami Giancarlo, il tuo è stato una mancata riconferma clamorosa. No, io avevo già un accordo con la società. Al momento della vittoria del campionato avevo la riconferma automatica. Ma è stato clamoroso, ne hanno parlato tutti i giornali, sì, vabbè, specialmente qui a Pisa. Inzaghi non ha certamente la mia immagine, ha un'immagine diversa. E quindi non lo so, questo probabilmente sì. Il presidente americano sicuramente ha avuto questa brillante idea di cambiare però nel giro di 2 o 3 giorni, perché io avevo già fatto tutto, avevo già firmato il contratto. Io l'ho saputo il sabato e il lunedì avevo le visite mediche, quindi nel giro di 3 giorni mi sono trovato di nuovo in mezzo alla strada. Però col contratto, sì. Però diciamo che sicuramente lì è stata fatta una scelta non tanto di meritocrazia, però il discorso di Inzaghi sicuramente ha tirato più di Favarin. Sì, ma questo è un po' il problema di tutto il calcio di oggi. E Francesco, le tue problematiche, ossia mi viene da ridere, scusate, ma due mister così importanti che vincono campionati e non vengono riconfermati, mi ci scappa un po' da ridere, una barzelletta. Beh, quindi il problema non sono gli allenatori, non sono i giocatori. Quindi andiamo a monte, cioè, non so cosa chiedono ancora i presidenti, se vogliono gli allenatori che non vincono, se vogliono gli allenatori che non hanno carattere, che non hanno personalità, che non sanno fare bene il loro mestiere. Quindi qui i numeri ci sono, i risultati ci sono, quindi questa domanda bisogna farla ai presidenti, cosa chiedono e cosa cercano. Io penso che insieme alla squadra, insieme allo staff, abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo in una città importante. Non sono stato confermato, non perché c'era un allenatore importante dietro
o un allenatore che portava lo sponsor. Sicuramente c'è stato un problema caratteriale con l'amministratore. O Buglio era troppo forte caratterialmente e non gli andava bene e non l'ha confermato, o voleva fare la squadra lui, voleva fare l'allenatore. Quindi io sono un allenatore che non porto sponsor, ma mi piace rischiare con la mia personalità, col mio carattere, e se sbaglio devo sbagliare con la mia testa, non certamente con la testa del direttore sportivo o dell'allenatore o del presidente. Quindi sicuramente questa non conferma sta lì nel mezzo. Volevo presentarvi un attimo, c'è un cellulare che squilla, staccatelo. Volevo presentarvi, ragazzi. Leonardo. Johnny. Alessandro. Assuero. E vi vogliamo ricordare che tutti questi personaggi, sia maschi che femmine, fanno parte dell'entourage del Boccaccio, del team del Boccaccio. Sono tutti personaggi che fanno comunicazione e di conseguenza oggi come oggi è la cosa più importante, Massimo, fare comunicazione. Comunicazione è la base del commercio di tutte le aziende. Noi, come vedete, la nostra comunicazione è abbastanza forte perché in un locale c'è bisogno di fare una comunicazione forte. Voi che ne pensate, ragazze? Comunicate bene o male? Scusi? Io vado sempre da Laura. Prima da Laura, sempre. Laura, tu che comunicazione fai? Che comunicazione faccio? Una discreta, te lo dico fai io. La comunicazione. Tutto bene, e bene, cosa dici? Io dico, senta, ma se noi l'assumiamo? Io avevo pensato a questa cosa. Perfetto, dopo ne parliamo. Tanto ormai è rimasto in strada, quindi. Cioè, noi la prendiamo volentieri. Ma quale ruolo avevi pensato? Te lo spiego dopo in separato. Ok, va bene. Voi ragazze, cosa volete promuovere? Niente. Voi? Leonardo? Pensavi di promuovere qualcosa? Ok, comunque diciamo che il Boccaccio, il Campo dei Fiori è il locale estivo del Boccaccio, è aperto martedì, venerdì e sabato, cosa che non abbiamo mai detto, questo fino a tutta l'estate. Grazie Massimo. Eugenio, il Pisa, io credo che stia facendo man bassa. Il Pisa ha una squadra molto forte, obiettivamente, lo ha dimostrato anche all'esordio stagionale. Domenica scorsa, nella prima partita ufficiale di Coppa Italia contro il Varese, ha vinto 3-1, ha ritrovato Eusepi, autore di una tripletta, quindi Eusepi è stato tolto al mercato, sarà quasi sicuramente il centravanti per la prossima stagione del Pisa. Gli ha trovato un'alternativa validissima, come dicevo poco fa, in Cernigoi, e quindi una squadra completa. Probabilmente credo che stia cercando ancora un difensore centrale da affiancare a Ingrosso e a Lisuzzo, che incomincia a avere 36 anni, probabilmente non reggerà il peso delle 38 partite del campionato. Il giovane Carillo è un buon elemento, un buon prospetto, ma non ancora maturo per probabilmente giocare da titolare tutta la stagione. E poi bisognerà vedere se Longhi troverà qualche estimatore in serie cadette, in quel caso probabilmente il Pisa tornerà sul mercato anche alla ricerca di un terzino sinistro. Però la squadra, già così come è costruita, è veramente molto forte, anzi probabilmente verrà sfoltita in certi reparti, in particolare a centrocampo, dove è già partito Verna, e anche Angiulli potrebbe lasciare la maglia nerazzurra per approdare al Feral Pisalò. Giancarlo Favarin, ti manca la panchina, e se trovi una panchina adeguata al tuo palmarès, cosa cambieresti? Ma è già un'impresa trovare la panchina. Arrivare in questo momento forse non è il momento migliore, perché tutte le squadre sono già fatte, sono già partite, conviene eventualmente aspettare le disgrazie altrui, come si dice, perché in questo momento troveremo sicuramente delle grosse difficoltà. Cambiare dipende cosa troviamo, perché insomma ci vuole anche capacità di potersi adattare poi al materiale umano che ti trovi. E Francesco Buglio, Francesco, che sicuramente tutti saprete che è stato anche il secondo di Marcello Lippi, credo, alla Pistoiese. Sì, Francesco. Sì, così. Tu cosa cambieresti? Ma io, più che cambiare, visto anche, scusami, tutti, ora io insisto un attimino su questa problematica perché la sento moltissimo ed è molto sentita in generale,
questa meritocrazia che non esiste più, sia da un punto di vista di mister che anche da un punto di vista di calciatori, e che sicuramente prima o poi qualcosa dovrà cambiare. Ma senti, io mi auguro per ancora per altri 10 anni che voglio continuare a fare questo lavoro, che mi piace molto, ho grande passione, di trovare una società seria, di trovare una società che dà merito al lavoro che si fa sul campo, alla serietà, alla cultura, alla professionalità. Io dico solo questo, perché se non basta vincere un campionato, non basta salvare una squadra, non basta valorizzare i giovani, io spero di trovare in questi 10 anni un presidente o un direttore sportivo che mi lascia lavorare e che mi dà soddisfazione nella continuità del lavoro. Questo è il mio augurio. Eugenio, perché i presidenti interferiscono continuamente e non fanno lavorare i mister nel modo giusto? Anche i direttori sportivi. Il calcio è un brutto animale. Il direttore sportivo è il referente tecnico dell'allenatore, quindi è normale che ci sia uno scambio di opinioni continuo fra allenatore, fra tecnico e direttore sportivo. Il presidente è quello che purtroppo spesso vuole scavalcare sia il direttore sportivo che l'allenatore, quindi si intromette in scelte di mercato, si intromette in questioni tecniche e spesso rischia di compromettere l'equilibrio di una squadra che non è facilissimo da costruire, capito? Quindi chiunque entra nel calcio dopo un mese pensa di aver già capito tutto, di essere maestro di calcio, di saper scegliere i giocatori, di saper consigliare il modo di gioco da schierare. Quindi spesso il presidente migliore è quello che si contorna e si circonda di collaboratori validi e dà ampio spazio ai suoi collaboratori senza intromettersi nel loro lavoro. Purtroppo non sempre succede, casi ce ne sono a centinaia. Francesco parlava del suo amministratore con cui ha diviso l'ultima stagione a Pavia, che io ho avuto modo di conoscere. Probabilmente anche questo era un mezzo neofita di calcio, è entrato nel calcio, ha vinto un campionato in virtù del lavoro del tecnico e poi si è assunto e appropriato tutti i meriti, e per non vedere finire in ombra la sua immagine ha ritenuto più facile allontanare l'allenatore e ergersi a quasi a protagonista della stagione. Cioè, la disamina che faccio è questa, ma purtroppo la mania di protagonismo regna sovrana, e quando uno mette i soldi spesso deve essere sopportato. È difficile trovare l'imprenditore lungimirante che dà spazio e fa lavorare i suoi collaboratori dipendenti. Giancarlo, come vedi la situazione della Pistoiese? Prende un grande allenatore, però comincia la preparazione con solo 14 elementi. Ma non c'è solo la Pistoiese, secondo me in questo momento ci sono tante squadre che ritardano a fare la squadra, anche per le possibilità forse economiche che hanno, o anche per aspettare magari occasioni migliori, perché il mercato è lungo fino al 31 di agosto e tante squadre magari aspettano gli ultimi giorni per far calare un pochino anche il prezzo di certi giocatori. La Pistoiese comunque è una società che comunque si è sempre fatto bene. Indiani da questo punto di vista è una garanzia, quindi sono convinto che poi alla lunga la squadra la fa. E Francesco Buglio, secondo il tuo punto di vista da mister, chi sono le squadre che possono pretendere al titolo tra Pisa, Livorno, e come vedi anche la Carrarese? Allora, il Pisa lo metterei subito in prima fila, perché basta vedere gli acquisti, la città, il pubblico, i tifosi, insomma, grande realtà. E spero che i giocatori che siano arrivati a Pisa abbiano un carattere forte, perché c'è molta pressione, non è da tutti giocare a Pisa. Anche se uno calcia bene o tira bene in porta, ma ci vuole soprattutto la prima base, il carattere, fortissimi, perché giocare davanti a 12.000-13.000 spettatori non è semplice. L'altra scommessa è sicuramente la Carrarese. Il ritorno di Baldini ha creato un bel rumor, e c'è tanta curiosità dopo 11 anni di assenza, un allenatore preparatissimo. E molti giocatori che aveva Empoli si sono trasferiti a Carrara, giocatori importanti come Tavano, Coralli, insomma sicuramente vorrà far bene, perché non credo che Baldini si sia rimesso in gioco per fare un campionato sott'ombra, ecco, diciamo così. Le altre li vedo squadre che lavoreranno molto sui giovani,
e cercano di, chiaramente, di prepararli per squadre più importanti, per società più importanti. Allora, siamo purtroppo in chiusura, come sempre il tempo è tiranno, e questa trasmissione la vedremo in due puntate, questa sera e la prossima, domani sera, perché è veramente interessante. Non vi dimenticate la nostra pagina Facebook, Bentornata Serie C, dove troverete tutte le nostre attività. Una buona serata, a domani. Tutti ragazzi, tutti.